torna al successo la Menescuola Basket Arezzo e lo fa con un altro finale al Cardiopalma che questa volta premia gli Amaranto contro il Vela Viareggio per 79-77. Gara molto equilibrata nella prima parte dove gli Amaranto tengono qualche lunghezza di vantaggio senza dare però uno strappo deciso alla gara. Andrea Simonetti infatti tiene in partita i suoi con grinta e punti preziosi. Anche dopo l'intervallo lungo il tema della gara non cambia. L'Amen però riesce a allungare al 30° e continuare l'inerzia positiva fino a metà ultimo quarto dove la SBA tocca il più 14, 72-58. Nel momento in cui Viareggio si trova con le spalle al muro, Raffaelli prende per mano la squadra trascinandola letteralmente in una rimonta che pareva impossibile. Punto dopo punto, forzando anche sull'ingenuità degli aretini, gli ospiti si riportano a un possesso di distanza. Raffaelli però sbaglia in due occasioni il tiro del pareggio, ma la SBA non è lucida in attacco e nonostante 3 punti di vantaggio a 16 secondi dalla fine, gli Amaranto scelgono di commettere fallo. Dalla lunetta Spilotro segna il primo e sbaglia volontariamente il secondo con Andrea Simonetti lesto a recuperare il rimbalzo e consegnare a Ghiselli la palla del sorpasso da 3 punti. Il tiro del play viareggino si ferma sul ferro facendo tirare un sospiro di sollievo al Palasport Estra. Cutini cattura il rimbalzo ma non è altrettanto bravo in lunetta sbagliando i 2 tiri liberi a 3 secondi dalla fine che permettono un'ultima possibilità agli ospiti con il tiro da metà campo di Andrea Simonetta che non raggiunge il ferro. Finisce 79-77 la sfida ad alta classifica che permette all'Amesba di riprendere confidenza con il successo e riprendere quota sotto il profilo del morale. Domenica trasferta a Quarrata contro una squadra che dopo un inizio difficile ha trovato la giusta dimensione in questo campionato, dilagando nel turno odierno sul campo di Asciano. Quanta gioia, chiaramente, dopo questa vittoria. Ha avuto paura, eh? Tanta. L'avevo messa già vinta al 3 minuti alla fine, avevo già detto vinciamo. Mai, nella pallacanestro non bisogna mai farlo, perché come purtroppo perdi le partite di 1 punto, di 2 punti, come abbiamo fatto noi per quelle 2 partite precedenti, oggi poteva anche ricapitare. Io non voglio entrare nello specifico tecnico, una cosa, io diciamo ho quasi offeso la settimana scorsa i miei ragazzi dal punto di vista non del gioco ma dal punto di vista del carattere. Ballerine. Esatto. Confermo che invece esatto, questa sera ho visto una reazione e di questo voglio fare i complimenti ai ragazzi, cioè che hanno creduto comunque nonostante stesse prendendo la stessa piega delle volte scorse, stesse prendendo quello, loro hanno avuto una reazione un pochino più di forza, comunque sempre di squadra. Questa cosa qui è importante perché mi fa pensare che sia l'inizio del ritrovamento del cammino giusto, diciamo, ecco.